Cosa ti è successo, Vasco? Cosa ti è successo? Tu non eri quello contro le regole imposte, contro le forzature dello Stato? Non eri quello che diceva in più di 90 concerti che ho visto, fate quello che volete e non fatevi mettere i piedi in testa? Tu non eri quello che diceva che noi siamo liberi e dobbiamo fare quel cazzo che vogliamo? Rispettando le altre persone, ovviamente. Non eri quello. I bambini dell'asilo. Adesso sei diventato multimilionario e vuoi dettare le regole? Stanno facendo casino. Tu, come quella merda di politici che ci vogliono imporre tutta sta merda, i vaccini, l'app Immuni, i chip sottocutanei. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Ma che cazzo vuoi? Fatti i cazzi tuoi! Ci vuole un dolcino. Ci vuole lo spiro. Tu ce l'hai insegnato, tu! Dice che è stata una disattenzione. Chiedi scusa ai tuoi fan, chiedi scusa per tutto. Allora, o stai mentendo adesso perché sei diventato uno di loro, o mentivi in tutti i concerti. Si cazzerà. Si cazzerà. Ma come cazzo ti permetti a fare quelle dichiarazioni? Sento che lavorare in un asilo. Noi credevamo ancora tutti in te, noi credevamo tutti in te di quello che ci dicevi nei concerti. Tu hai sempre fatto dei fantastici concerti perché non parli, perché quando parli spari puttanate. Da quelli qui non si può stare per niente, ci vuole una gente. Tu devi cantare, devi scrivere canzoni. Ci vuole una gente. A parlare con il popolo tu non capisci un cazzo. Va bene? Perché ti ricordi a San Siro quando ti abbiamo riempito di fischi? E loro attendono con la polizia. Quando addirittura dicevi di non criminalizzare uno che si è messo al volante ubriaco La situazione ritornerà. e che si è ammazzato anche una persona perché era ubriaco, bisognava comprenderlo e capirlo. Più di prima, t'averò. Cioè adesso mi dici di scaricare l'app Immuni? Ma non ti vergogni, ma chi sei diventato? Più di prima ci sarà ordine e disciplina. Dobbiamo mettere l'app Immuni perché dobbiamo tornare ai tuoi concerti che fai pagare i biglietti ormai 100 euro. E chi non vuole restare qui? Ma ti devi vergognare, ti sei commercializzato, non sei più il Vasco Rossi che noi abbiamo amato. Vada collina! Stai facendo soldi con la pala meccanica e sei diventato uno come loro. Stai diventando come loro. Anzi, dopo questa dichiarazione sei uno di loro. Vada collina! Vergognati, vergognati e chiedi scusa a tutti i fan. E se qualcuno la vuole menare? Io continuerò a cantare le tue canzoni, continuerò ad ascoltarle. Con quella vecchia storia sull'educazione! Ma io non verrò mai più a un tuo concerto. Abbiamo già bruciato tutti i libri! Tu da oggi per me non becchi più un centesimo. Vaffanculo. Bruciamo lui! Yeah! Bruciamo anche lui! A dare i soldi a te per farti diventare sempre più ricco e noi sempre più poveri e tu sei passato dalla loro parte. I bambini nell'asilo! Vergognati, Vasco Rossi, vergognati. Non fanno più casino! Chiedi scusa a tutti i tuoi fan, rimangiati le parole che hai detto. Sono rimasti molto pochi! L'app Immuni te la scarichi te e te ne vai pure a fanculo. Vaffanculo Vasco Rossi, sei stata la più grossa delusione di questo coronavirus. Arrivederci. Yeah.